Bentornati, ben ritrovati all'ennesimo unboxing. Oggi abbiamo un prodotto veramente importante. No, che se me la tiro, sembra sempre che siano tutti stra importanti, ma fortunatamente, insomma, mi arrivano delle robe molto interessanti, se non altro. Per me è molto importante perché apre un capitolo nuovo. Un capitolo che è da un po' di tempo che sto un po' affrontando, un argomento sul quale sono tornato sui miei passi, forse state incominciando a capire di che cosa parlo, perché anni fa ero assolutamente contrario a un... cioè non contrario, ritenevo fosse quasi impossibile praticare un certo tipo di gioco nell'airsoft. State capendo sempre di più, vero? Ma allora, incominciamo ad aprire così capirete di che cosa si tratta. Ovviamente uso il mio bisturi perché qua se tagliamo qualcosa è veramente grave. Non è una scatola rigida, come potete vedere. Spero di sta registrando, sì, perché sennò... voilà. Babam! Guardate cosa esce per primo. Ah, questo è un rocchetto di filo di juta, e questo già vi deve far capire qualcosa, ed è esattamente come avete creduto voi. Due rocchetti di filo, beh, in effetti ne serviranno parecchi, ed è esattamente come credete voi. Stiamo parlando sempre di SOD Gear Italia, in primo piano, materiale serissimo, buttiamo via le plastiche. Allora, Bonny Hat, la Spectre Special Tactical SSSS, lo trovate sul sito, il Bonny per i cecchini. Quindi con tutta una serie di asole lo recensiremo, stupendo. E poi il pezzo forte, l'SSST Spectre Sniper System Tactical Layer o Tactical Vest, qualcosa del genere. Via le plastiche, e quello lungo ovviamente. In HCS, anche questo un oggetto veramente molto molto particolare, con tutte col suo cappuccio rigido, poi vi spiegherò tutto. SOD Gear. Allora ragazzi, come avete visto, abbiamo tanto materiale su cui ragionare e parlare nel prossimo futuro. Infatti questa è una sorta di preludio a qualcosa che sta per arrivare sul canale. Voglio fare diversi video e approfondire l'argomento. Infatti, grazie anche all'aiuto di Hitman, The Sniper, a breve porteremo sul canale come si costruisce, come si realizza e si prepara la base per una ghillie. Abbiamo visto come si prepara poi una volta che la base è pronta, ma partiremo proprio dalle basi, dall'oggetto, e andremo su e poi quest'estate nel Junior Software Camp parleremo ancora più nel dettaglio sul campo del gioco, con anche un discorso che slitterà sulle ASG, slitterà sul DMR, sui fucili da sniper, sulle ottiche. Insomma, una sezione del canale dedicata al nuovo, diciamo, nuovo approccio che sta in qualche maniera spopolando e in qualche maniera riportando anche al gioco tantissimi giocatori che diversamente non sarebbero venuti a giocare ad Airsoft, e i quali hanno assolutamente si sono ritagliati un loro spazio, soprattutto ultimamente, grazie al diverso approccio con cui ci si avvicina al gioco.
Da Pio 3 è tutto per oggi, vi ringrazio di avermi seguito come al solito e di darmi così tanti feedback nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così appena esco con novità o unboxing come questo e soprattutto quando recensirò tutti questi pezzi sarete avvisati. Seguitemi anche su Instagram e su Facebook, Papa Oscar Terra 3, anche lì posto foto e altri contenuti che non posto qua su YouTube. Da Pio 3 per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao là! Impallinati.